mi sono ritrovato, Google, condividi, mi sono ritrovato davanti a questa scheda qua quando cercavo di capire bene il pitch class. E ho visto, lo spiega qua, che ogni nota è legata a un numero. E lo fa vedere anche qua. Ma quindi per alterare l'ottava di questo numero, tipo devo mettere do, se voglio fare un do della prima ottava, devo No, ma mettere qua, do, allora, cioè 0, questa... Sì, dimmi. No, perché siccome c'è, 0.1 è alla sono... prima ottava. No, è 1.0, è la prima ottava. Ah, ok, quindi Il prima do l'ottava e poi centrale, il nome. sì, certo, il do centrale è 8. Cioè, se tipo, perché qua dice che 8.00. il do centrale qua è 0. Aspetti. Lo Allora, il do 0 è do. centrale è 8.4. Cioè 8.0, e quello è il do centrale. E se Infatti è tipo voglio 8.0. il Il sol mio è centrale, 8.4, sì. se voglio il sol centrale faccio 8.7. No, è 8.07. Perché 8.07. siccome c'è anche 10 e 11, che sono si bemolle Ah, ok, simili. quindi va sul point float value. Perché stavo guardando anche un video di un compositore che ha fatto tutto questo e era un po' confusionario. Stavo facendo il contrario io, cioè prima mettevo il valore della nota che Ma il volevo bello e è poi che se l'ottavo. fai 8.015 c'hai il do triesis, cioè il Do do mi tre tonale. quarti di tono, sì, il do diesis tirato su di un quarto di tono. Che tra l'altro avevo visto che c'era questo pianoforte che aveva tutti i microtoni, che era molto interessante. Aspetti. Pianoforte microtonale. L'avevo visto su YouTube. Vabbè, questo qua, questo collo per la chitarra l'avevo visto, ero interessato magari a vedere se, come funzionasse, perché sembra molto bellino. Questo qua, eccolo qua. Era questo il pianoforte che avevo visto. Chi è questo? Allora, la seconda parte della musica di... Herman Helmholtz, Herman Helmholtz è un 1821. acustico, non è lui che inventato sta roba. Herman Helmholtz è praticamente quello che ha dimostrato che è vero che il suono si scompone in componenti, come diceva Fourier. E l'ha fatto in una maniera veramente brillante. Ha preso dei risuonatori, no? E ci ha messo davanti delle fiammelle di gas, e Ah, dopodiché ci metti dentro il suono, fai il suono, lo fai entrare dentro i risuonatori, e a seconda delle componenti armoniche soffiava più o meno sulle candele. sulle candele, sulle Bello. varie fiammelle. Non mi ricordo, mi sembra che ci fosse anche un altro tipo di effetto, forse il delay, che funzionava appunto con le candele. Dunque, vabbè, allora, vogliamo fare un convertitore automatico di questa roba? Cioè, tanto In perché che voglio senso un dire, convertitore automatico? Va bene? cioè, diciamo che tu c'hai delle note, non so, in che notazione ce l'hai, in MIDI, come ce l'hai le note? Aspetti, scambio la condivisione e metto la finestra. Ok, questo qua erano i test che sto facendo sullo strumento, basato su AT, basato sul release e basato sul vibrato. Qua ci ho messo il vibrato, il delay in percentuale alla durata, il P3 per il P10 che poi andrà
il delay e il sustain, che è appunto il delay più il P3, che sarebbe la durata, meno il delay più il release. Poi qua ha messo che va tradotto in coso, in Class. pitch class, e il P5 appunto la frequenza, attack time. Qua l'envelope basato sull'attack time, qua il release time basato sulla release, e qua il rate del vibrato basato appunto sul vibrato che viene passato dentro da qua. Poi butto dentro output 1 e output 2 all'interno dell'oscillatore, faccio andin, e qua andrà messa tutta la score. Ora l'ho scritto così solo per fare i vari test, però poi quando dovrò fare il finale farò lo strumento, lo metterò da una parte, farò driver esame.org, e invece farò main.sco, che è questo qua, il file handler. Un'altra cosa, ho provato a implicare tutto il tempo rubato, però oggettivamente non sapevo dove buttarlo in mezzo. Sto pensando di buttarlo dentro, non il main, ma dentro il creatore. No, anzi, non è neanche il creatore. Cos'è che, cioè, qual è la... No, non ho capito qual è il problema. L'andamento, non sapevo all'interno di quale file inserirlo. Cioè, L'andamento del... si ricorda che avevamo parlato tipo delle modifiche dell'andamento? Sì, cioè, Volevamo tu, che il la tempo questione è che rubato fosse... tu, per esempio, questo significa che al zeresimo secondo non si sa a che metro vai, a 65. Poi al primo Ah, secondo stai ancora a 65 al zero. 65, poi stai al terzo secondo, è così? Leggo bene? Al terzo secondo Sì, vai a al terzo 78. secondo sta... Sì, perché era il tempo rubato di, appunto, di Debussy. Aspetti che qua dovrebbe mancare un file, credevo di averli aperti tutti, ma mancava questo qua. Nota. Voce nota, Leonardo main, nota e creatore. Ok, adesso il punto è... Qua ci sono tutti i convertitori, no? Scusa, non è che ti muovi un po' troppo per far venire il mal di Scusa. Aspetta, mare. faccio così No, che magari si vede più. no. Ok, no, voglio dire, se vuoi ci dedichiamo, cioè tu come ce l'avrai le note, in che formato ti arrivano? Mi arrivano in pitch class, se vado su qua e lo runno, mi arrivano tutte. Sì, ma mi hai detto che avevi il problema della conversione in pitch class? No, sì, ma perché non la sapevo fare io. Cioè, non... Ora che... Ok, ma quindi le devi convertire, non ho capito. No, va più che... Cioè, ora che ho capito, devo scriverle. Ma perché tu ce l'hai in un qualche formato? Ce Ce le ho l'hai in... sullo spartito, cioè lo spartito, ce le ho anche in MIDI, però ce l'ho sullo spartito. Confusione. No, quindi voglio dire, vabbè, ce l'hai scritte sullo spartito, quelle sono di carta, quindi non... Ce l'ho cartacea, ma ho anche un file MIDI che avevo Se vuoi facciamo la scritto. conversione, non del file MIDI, perché quello è binario, è un po' complicato, insomma. Se per esempio io non so, c'ho della roba che mi tira fuori le note in note MIDI, e te le converte automaticamente in pitch class, ma appunto bisogna fare la Beh, se vuole conversione. fare...
In questo periodo sto programmando abbastanza, quindi mi sento abbastanza allenato. Se vuole lavorarci un po'. Facciamo, non lo so, facciamo un convertitore, perché la questione qua è sempre di avere cioè di mettersi le note, di mettersi tutti i dati come ti stanno comodi a te per l'inserimento, no? E poi dopo far lavorare la macchina sulle conversioni, perché è inutile. Cioè la conduzione è proprio la roba più, no? Più Più fatta banale e dalla sì. macchina. Va bene, se vogliamo fare questo convertitore da MIDI a Pitch Class, va più che bene. Ok, allora noi sostanzialmente abbiamo, scusa, adesso dobbiamo fare una funzione che tu ci metti dentro delle note MIDI, no? E ti tira fuori il Pitch Class. Ok? No? Ok, perfetto. Sì. Ok, quindi boh, facciamo un file che facciamo una funzione dentro un file, non c'è bisogno di fare. E questa funzione la chiamiamo MTOP, no? MIDI to pitch, così, no? Che Sì. dici? Ok, allora aperta parentesi e qua, no, ma non c'è un oggetto, questa è proprio una, la facciamo come funziona questa. Quindi qua cosa gli diamo come argomento? Gli possiamo dare tutti i metadata, quindi. No, ma no, ma no, ma questa è una funzione semplice, questa è una funzione che tu chiamerai da dentro gli oggetti, dandogli delle note MIDI, lei ti ridarà il pitch class. Ok? Va bene, Quindi quindi qua gli dai la nota MIDI, no? Cioè, MN o MIDI Note o MIDI, o quello che vuoi. No, basta, c'è poi solo un ci serve. argomento. No, Solo. nel senso, beh, tu gli dai una nota, lui ti dà una nota, solo che tu gliela dai in MIDI e lui te la dà in Pitch Class. Non ti pare? Sì, credo fosse molto più difficile. No, lo voglio fare semplice, apposta. Cioè, le cose si complicano quando ce n'è bisogno di complicarle, se no si fa il più semplice possibile. Perché vedrai che anche così non è una passeggiata de salute. Ok? Quindi, boh, allora noi sostanzialmente abbiamo questo, che se noi gli diamo 60, lui ci deve dare 8.00. Se noi gli diamo 48, lui ci dà 7. Se noi gli diamo 67, lui ci deve dare 8.07, no? Ok. Ok? Quindi come facciamo secondo te? Allora, si potrebbe fare un array con un array associativo dove associamo il valore della nota MIDI al valore della nota in Pitch Class. Vabbè, allora quello ok, facciamo una tavola semplicemente, però questo va bene fino a quando abbiamo solo note MIDI. Se cominciamo ad avere note MIDI un po' strane, per esempio non le note MIDI regolamentari, ma no, facciamo che lo calcola, no? Lui lo calcola. Allora, facciamo conto che, allora, secondo te noi dobbiamo ricavare prima l'ottava. E poi dobbiamo ricavare dobbiamo ricavare
diciamo, l'intervallo all'interno dell'ottava. Ok, per calcolare l'ottava si potrebbe usare un ciclo if-else-if, quindi se il numero è più Leonardo, alto scusa, di... non ha detto... ma no. Tu prendi il numero. Adesso poi questo numero lo dovremmo condizionare, però se lo dividi per 12, no? Tu c'hai 60, fai conto che c'hai 60. Esce 3. No, però adesso bisogna farsi un attimo, abbi pazienza. Santa. Diviso 12. No. Esce 5 veramente, no? Eh sì, 12, scusa, 60 fa 5. 5. Ok, allora esce 5. In realtà questo diciamo che esce 5 perché appunto le note MIDI, che sono una porcheria, sono basate sulla tastiera del pianoforte. Ma se tu fai appunto, io farei questo numero MIDI lo dividerei per 12 e questo ci dà l'ottava, quindi questo è oct uguale, NM diviso 12. sì, diviso 12.0 fai, perché... diviso 12.0 perché Ok. vuole fare due cose. Oh, e poi però lo coerciamo a un intero, nel senso che a noi ci serve un numero intero qua, no? Anche se... Ok, quindi da una parte abbiamo l'ottava, quindi questo ci devi mettere int aperta parentesi mn diviso 12. No, no. Quello oct uguale int aperta parentesi mn diviso 12, quella è la parte intera dell'ottava. Ah, ok, integer. Ok, ho capito ora. No, diviso 12.0, lui vuole, in questa Ah, divisione ok. lui butta via la parte decimale, perché ci serve Scusi, sapere per perché... l'ottava. Ok, perché l'ultima volta che l'ho usato non ho messo punto zero, quindi... Va bene. I semitoni invece, allora qua c'è semi uguale, allora qua facciamo il modulo di 12, Ok. perché così lui ci dà il resto della divisione. Mn modulo, che sarebbe il percentuale, per cento, 12.0 sempre mettiamo, perché così lui ci darà... Oh, questo potrebbe anche essere floating point, e noi ci va benissimo. Ok? Adesso abbiamo tutto, fine della questione, non serve altro. E facciamo il return di oct. Ci volevano i due punti dopo il ritorno. No, oct più spazio più aspetta, no, semi va diviso per 100, perché per esempio se abbiamo il 61, qua ci verrà che oct è 8, semi è 1, ma deve diventare 8.01.
più per cento semi. No, più per cento, no, più semi, diviso 100, perché Vabbè, dobbiamo aspetta. spostarlo di due numeri dopo la virgola, capito? Diviso 100.00, punto 0, scusa, punto 0. Ok? Ah, vediamo se funziona. Salva questa roba, prendi una console. Abbiamo un Python che possiamo usare? Sì. Allora, aspetti che cambio la finestra. Qua. Che Ma dentro casino. PyCharm forse puoi fare un... Non puoi fare un... Di questa carta. Qua. Python, come si chiama? Python 3, non so. No, non è così. Tu sei nel posto giusto? No, chiama Sì, sono nella Python. cartella. Chiama Python. La cosa si chiama M2P, anche il file, punto py? No, aspetti che lo rinomino. No, come si chiama? Quello... Si chiama convertitore, è un nome lunghissimo. Aspetti. No, per provarlo. Python No, stai già dentro Python. From M2P M2P. import M2P. Ma posso fare così? Sì. Direttamente. Sì, ma c'è solo quello. Ok, quindi fai M2P. Ah, no, ci manca una cosa però. Dobbiamo tornare là, mi dispiace. No, tu qua, lascialo qua che tanto ci servirà. Guardi, faccio prima a fare direttamente Da così, dentro guarda, vi PyCharm. condivido tutto lo schermo, che tanto, a parte essere un po' disordinato, non schermo Non mi intero. scandalizzerò. Voilà, eccoci qua. Ok, allora no, il punto è che così lui l'ottava ce la ritorna 5, quindi questo è return oct più 3, c'è un offset di 3, più 3, E più chiusa semi. parentesi, Aspetti, mettilo fra parentesi, più semi diviso 100, oct più più 3, 3. quello è tra parentesi, ok. Salva. Adesso il problema è che lui l'ha già importato, non lo rimporta più. Quindi fai quit, aperta parentesi, chiusa parentesi. Riprendilo. Forse è un freccia in su, non lo sente, boh, io lo so. E boh, Ok, metto adesso fai 60. M2P 60. Ci deve tornare 8. No, aperta parentesi, 60 e chiusa parentesi. Ok. E fino a qui va bene. M2P 61. Ok, M2P 73. No, 73, poi qua ci puoi mettere quello che ti pare. Sì, questa è una, vedi, la nota 2887 è il fa dell'ottava 244, che se la 8 è il do centrale, ti puoi immaginare dove sta.
poi, un bel po' in là. Quindi per implementarlo invece No, questo adesso lo importi dove te pare. Adesso il punto è se tu le noti. Adesso no, scusami, c'è un'altra cosa che ti volevo far vedere. Se Sì. tu con questo convertitore, al contrario dei convertitori che si trovano in giro, tu puoi fare una cosa, vai un attimo su Python ancora. Se tu gli dici MTP, aperta parentesi, 61.5, Ah, da lui quelli ti dà il quarto di intonati. tono, se vuoi l'ottavo di tono gli dice 61.25, eccetera, eccetera, no? Perché ce lo siamo fatti noi. Male, molto comodo. E quindi per buttarlo qua dentro basta che faccio gli import MTP. From M2P, import M2P. Beh, appunto, sì. Qua potremmo fare un file di convertitori, cioè per esempio qua, già Qua ci che sono già tutti i convertitori. di che cosa, scusa? Della dinamica, della durata, della logica, eccetera, eccetera. Ok, va bene. Ma se appunto se vuoi fare. Vabbè, una cosa riutilizzabile. Sì, basterebbe copiare tutta sta roba qua e incollarla in un altro file. No, vabbè, ma tanto no, i convertitori, beh, per esempio la logica per forza bisogna farla con un array associativo, cioè non è che devi passare da una notazione simbolica, diciamo, una notazione a un valore numerico, Sì, quindi. vabbè, ma tanto, cioè, un array associativo si può sempre fare in un file YAML. Cioè, se faccio un Sì. file di convertitori, poi faccio import converter e ovviamente importo anche il file YAML Certo, per ogni cosa che si crea. beh, no, qua non c'hai lo YAML, c'hai direttamente le tavole, vedi, nella logica. Qua c'ho la tavola che poi in questo qua viene buttata dentro dallo Sì, YAML. Cioè, la logica qua legge alla fine il file, questo qua che è il primo che avevamo fatto, dello YAML. ok. Sì. Dove ora qua mi dovrò mettere a fare tutte le conversioni da MIDI a... Appunto, qui se vuoi puoi mettere tutte le note in MIDI e tanto c'è il convertitore che te li converte in pitch class, cioè Sì. questo. Ok. Boh, quindi questo è fatto. Ora devo solo... Cioè, ho questo qua fatto. Convertitore fatto. Lo strumento... Ma Aspetti che lo funziona tutto riprendo. qua di Sì, qua questo codice? funziona tutto. Guardi, leonardomain.py era leonardomain. Ma che bello. Tutto fatto benino. Vabbè, ora i valori sono pessimi Sono perché sono quelli, sì, quelli... ma Questi qua che avevamo messo a caso. l'accompagnamento puro lo fa? Cioè fa gli accordi? Sì, gli accordi, guardi, è tipo 8.0, 8, tutti a un sedicesimo, qua sono tutti gli accordi, guardi, 8.0 a... Sì. questi Poi qua li ho fatti quell'altro. insieme, No, quelli questi qua li ho sono la fatti parte insieme, melodica. e in realtà li mette, mettendoli in ordine, Sì, li aspetti, mette uno dietro l'altro, ma no, gli accordi si vedono che hanno gli stessi action time, eccoli qua. no? Ecco, sì, sono quelli. Ok. Questo, questo e questo. Sì. Sono da tre? Sì, sono tutti e tre. Qua devo solo... L'unica cosa... Aspetti che prendo. Qua devo solo prendere, copiare e incollare i valori per fare gli ultimi test in questo punto qua del C-score. Faccio il test e poi quando ho finito il test butto fuori.
devo mettere i parametri per il vibrato dove voglio che ci sia il vibrato, il delay dove voglio che ci sia il delay, e tanto ho fatto. Sì, ma col delay esattamente che ci fai, fammi capire. Boh, volevo provare a vedere come suonava, perché come aveva detto lei, non volevo semplicemente copiare e incollare, ho provato. Volevo vedere come, almeno essendo accordi ribattuti, non volendo ribattere l'accordo, ma fare tutto un legato che vibrava, si ricorda che ne avevo parlato l'altra volta. Cioè, nel mio immaginario il suono farà. Invece di aspetti che le apro il programma dove, che uso per scrivere cose del genere, disegni, cose del genere, invece di fare un suono che faccia, cioè un accordo che faccia, che vada ripetuto così, volevo che facesse così, cioè passasse da frequenza a frequenza, invece di fare tan 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 tan, tan volevo che facesse. Cioè, è abbastanza così, Sì, però però allora non hai gli attacchi. Cioè, se vuoi un suono continuo. ho un attacco solo che inizia, e appena arriva l'attacco c'è il sentore degli accordi ribattuti che viene dato dal delay, e c'è la frequenza che si alza e si abbassa utilizzando il legato, senza sentire l'attacco, che così mi porta a fare una specie di nota unica con il vibrato. Sentiremo. Almeno se, nella mia mente, tra virgolette, esce così, se faccio queste cose qua. Così Ma il problema è che riprendo. tu qua c'è delle note che hanno una durata, no? Cioè ci sa un funziona che quando la durata è finita, basta, lui chiude tutto di quella nota. Ma noi avevamo fatto che c'era il legato, e se una nota passava per il legato, la sua durata era la durata della nota per Più 1,1, quindi qualcosa. era Sì. aggiungeva una coda alla nota, e Sì. idealmente quella coda per me C'era uno andava per a l'altro. legarsi. Sì. Sì, ma infatti. Oppure, se no, avevo pensato anche un'altra cosa, invece di fare una sola nota, cioè tante note messe molto vicine per dare un sentore di legato, basterebbe prendere una sola nota, legarci un inviluppo, e quell'inviluppo farlo che abbassa, lo butto sulla frequenza, aspetti, file nuovo, crea, questa qua è l'oscillatore che esce, oscillatore 1, che esce da qua, qua c'è l'env, vabbè, scritto male, l'inviluppo prende la frequenza e la fa oscillare in questo modo, in un modo sinusoidale, e poi dall'inviluppo esce tutto con l'out. Così, eh. Cioè, allora, aspetta, facciamo un po' di ordine. Perché, allora, usando questa notazione qua, scusa, adesso prendo io un attimo lo schermo, poi tu lascialo Sì, pure. vada pure, vada pure. No, no, Anzi. puoi lasciarlo, non, aspetta. Puoi lasciare la condivisione, tanto io ci vado sopra e poi dopo lo. Sì, vabbè, tanto ci si mette 2 secondi a riavviare. Allora, diciamo che quella notazione là è fatta così. Allora, gli oscillatori si rappresentano in questo modo qua, come hai fatto tu, forse facendo le righe dritte.
scusi, però col mouse non me la cavo moltissimo a No, disegnare in no, pace. beh, io sto usando una tablet. Allora, questo c'ha da una parte la frequenza, no? Questa è la frequenza, questa è l'ampiezza. Ok, uno potrebbe benissimo fare che l'ampiezza qua la mette a 1, poi dopo qui c'ha un moltiplicatore e qui c'ha un generatore in sviluppo. Cioè, moltiplichi questo per un generatore di sviluppo. Allora, il generatore di sviluppo può essere anche lui un oscillatore che fa oppure no, può essere un'unità logica che fa dei segmenti diretta. Potrebbe essere E anche un LFO, un gruppo sì, passivo di dati praticamente. certo, ma potrebbe essere un LFO. Fa un one shot che c'ha una tavola dentro che fa la DSR, per esempio. Quindi qua Sì, vero. la frequenza diventa il periodo e l'ampiezza diventa l'ampiezza finale. Ok? E qui esce fuori il segnale. Il segnale è semplicemente, se adesso lo proviamo a disegnarlo, la moltiplicazione che c'è tra La frequenza e il periodo. no, tra la frequenza e l'LFO, che ho Cioè, preso sì, da, l'LFO. allora diciamo che facciamo, aspetta che colore ho preso, se questo è il mio sviluppo. Molto più raffinato, e quindi io c'ho questo qui, questo genera questa cosa qua, questa funzione qua, questo genera questa funzione qua, cioè genera, facciamo che facciamo una sinusoide, quindi questo genera questa roba qua. Facciamo così, credici che è una sinusoide. La moltiplica, cioè la sinusoide va tra più 1 e meno 1, no? Qui è più 1 meno Meno uno. 1. Io E andavo a fare un questo fa figlio. l'ampiezza che deve fare, alla fine esce fuori questo, il tutto, allora questo fa questo fa quell'altro, ma questo è proprio aritmetica, nulla di, no? E Ok. il tutto, un altro colore ancora, così viene bellino, il tutto quanto è quello che esce fuori qua. Ok? Questa è la sostanza della cosa. Ora, quello che dicevamo è che se tu vuoi avere, vuoi fare per esempio un legato, una maniera di fare un legato, se tu vuoi fare una roba, fare, che ne so, legato, no? Vuoi legarla così. La cosa che devi fare è che questa, diciamo, è una nota da un dodicesimo, no? Adesso, questa è una nota da 2,
facciamo. Questa sono una nota da un dodicesimo. Ragioniamo con un metronomo alla semiminima, diciamo. Quindi Sì, questo è un quello che ho. dodicesimo, questo è un dodicesimo, questo è un dodicesimo e questo è 2 primi. Ok? Il punto è che questo qua è un dodicesimo, siccome è legato. Allora, la cosa è che l'action time è un dodicesimo effettivo, no? Ma la durata del do è leggermente più lunga, in maniera che qua comincia l'altra nota, no? Qua comincia l'altra nota, però tutte le durate sono... Aspetta, non è proprio così. Cancelliamo. Diciamo che ci vai sopra, no? Per legarlo cosa fai? Ci vai sopra. E così si incastrano, no? Con le durate, ma non con gli action time. Gli action time devono essere precisi, perché altrimenti sei fuori tempo. Questo è una rappresentazione, diciamo, del legato. Ora però quello che ti volevo dire è che quando, allora, questa parte qua è la dur, no? Quella che noi chiamiamo la durata, che sarà un po' più lunga, eccetera, eccetera, sarà, questo è altrimenti detto anche il P3, no? Sarà un po' più lunga, eccetera, ma una volta finita quella durata, questa nota, cioè si sa del fatto che quella nota alloca un certo strumento e lo fa suonare per un certo periodo di tempo. Finita quella nota, lui lo disalloca lo strumento, ok? Se lo perde. Capisci cosa voglio dire? Sì, è come se lo cancellasse praticamente. Non esiste più. Quindi il problema è che se tu vuoi fare una cosa continua, per esempio, tu vorresti fare, adesso non è questo il caso magari, non è come me l'hai rappresentato, però tu vorresti fare che questa è una nota sola, ok? Che oscilla Che da però varie. cambia frequenza, ok? Sì, è in mezzo alla nota. Allora, questo bisogna Cioè. farlo in un altro modo. Tu qui, appunto, siccome oggi sei solo tu, possiamo metterci lì e fare delle Sì, cose volevo dirle infatti che me lo aveva risposto e non sta un po'. No, molto bene per il momento. ho capito. Dunque, allora, l'idea è questa, è che tu c'hai un solo strumento, cioè, questo lo fai fare, la singola sinusoide la fai fare a un solo strumento, a uno strumento, a uno strumento. Fai conto che lo chiamiamo 10, ok? E questo, il P3, l'idur, è la somma di tutte le note. Ok? Quindi durerà fino a qua, per esempio, in questo caso qua, da qui a qua. Ok? E la frequenza cambia nel tempo con un altro strumento che deve stare sopra, deve essere no, non deve stare sopra, ma deve essere uno strumento di numero inferiore. Perché così viene eseguito prima questo e poi questo. Ed è per esempio, che ne so, facciamo che è lo strumento 5, ho il quale invece dura come le singole note, no? Singole note. Allora, questo avrà una variabile K,
che viene passata all'altro strumento. È come se fosse patchata la frequenza qui. Dobbiamo fare in modo di patcharla su quell'altro. Ok, visivamente ce l'ho molto in mente, anche perché ho È proprio così. giocato, tra virgolette, parecchio con quel simulatore di sensori. Quindi visivamente ce l'ho in testa come funzioni. Ma per quanto riguarda la linea di codice su G-Sound, cioè, Appunto, adesso ti bisognerebbe... faccio vedere come si fa. Aspetta Ah, rimetto la condivisione. un attimo, voglio farti. Allora, questo bisogna che sta entri qui, ok? Scusami, concludo questa cosa così poi la salviamo. Tra l'altro, incidentalmente così si fa un po' di tutto, si fa la spazializzazione, si fa di tutto, perché appunto. Ci sono delle note che sono della sorta di collettori di parametri e gli altri strumenti fanno da generatori di parametri, capito? Sì, Ok, ok. boh, adesso puoi mettere la tua condivisione. Io questo lo salvo. Condivido. Aspetta un attimo. Cartella. 2021 04 26 e ci mettiamo dentro. Ah no, already exist, allora niente. Allora no se Quindi fa. Aspetta. il mio strumento 1 deve diventare lo strumento 2 ora. Beh, deve diventare, adesso vediamo, lo facciamo anche più. Sai, i numeri di strumenti sono dei numeri simbolici, quindi poi usare anche lo strumento 1000 non è un problema. Boh, scusa, aspetta, salvo questo e poi me ne vado. Ok, allora adesso no, l'unica cosa è, facciamo prima un esempio semplice perché è un po' diverso. Poi dopo te l'aggiusti tu sul tuo, Ok, va bene. decidi. Cioè, quello che devi sapere è che i numeri degli strumenti G-Sound servono per garantire un certo diagramma di flusso. Cioè, se tu vuoi che uno strumento, per esempio. Se c'è uno strumento che dà da mangiare a un altro strumento, quindi deve generare prima lui, no? E poi gli altri, allora bisogna che il numero di quello strumento sia inferiore. Facciamo un esempio semplice, dai, poi dopo te lo aggiusti tu questo, ok? Quindi fai No, uno già ben strumento capito. che è patching.org, patcher.org. Ma questo qua è già una versione No, test. no. Questo qua è quello che ho fatto io. Questo qua è uno Ok, sì, ma strumento vuoto di scritto in Python. sì, non possiamo fare un driver.org semplice. Va bene, va bene, Fai aspetti. no, ma senza niente, non voglio niente. Si chiama patcher.org. Ok. Allora, adesso vabbè, mettiamoci il solito header SR 48.000, quello che vuoi. Che senso essere... E beh, ci vuole l'header, Ah, guarda, ok, credevo SR mi uguale 40. dicesse ci sono synthesizer e tutto. Ok, no, sì. No, no, non tutta quella robaccia, no, no, Ok, solo questo. 48.000 Uguale, uguale, tutti due punti, scusi. Non me ne ero neanche accorto. uguale. Zero, mille. KSMPS, no, mettici KSMPS, mettici 100.
poi casomai appunto vediamo come funziona la baracca. Questo lo metti a 1, uguale a 1. Se non si specifica è di base 1. Sì, vabbè, va bene, può Vabbè, anche non da metterlo uguale. secondo me. È il numero di canali, N1, Ok, NHLS CHNLS, uguale 1, uguale facciamo 1. un Ok. mono. Bon, adesso qua, prima di far partire tutto quanto, ti devo introdurre al sistema ZAC. No, È quindi, quello di cui parlavamo l'altra volta. ok, sì. Allora, ZAC sono degli array di variabili A e di variabili K, ok, che va inizializzato all'inizio, e solo dirgli quante sono le variabili K che si ha intenzione di usare e quante sono le variabili A. Naturalmente possono essere 150 milioni, ma noi per il momento, per semplicità, ne facciamo una variabile K e una variabile A. Quindi ZAC init, questo col K init, no, no, tutto attaccato. Spazio 1,1. Ok? Qui ci puoi le prime sono le variabili K e le E le seconde sono le seconde le variabili A. variabili A. Ok. Adesso facciamo uno strumento che fa no, fai no, no, questa è l'orchestra, instr 1. Questo facciamo che questo semplicemente scrive dentro la variabile k la nota che io gli passo in P3, in P4. Ok? Quindi praticamente no, 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 aspetta, fai ifrec. Oh, adesso dunque potremmo anche usare direttamente il convertitore da MIDI a FREC. Ok. No, pitch class, non c'è bisogno del pitch class, possiamo usare direttamente le frequenze, mi pare che ci sia. Fammi vedere. MIDI to frequency in C sound, non mi ricordo spesso. Converters, allora, per convertire MIDI note to frequency CPM M to F, ok, quindi prendi ifrec M-to-F, aperta parentesi P4. Quindi qua ce l'avrò, la tirerò fuori e sarà già in. Ok, adesso questa semplicemente la scriviamo dentro la prima variabile K, cioè ZKW. No, 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 non è così. ZKW è un opcode e ZKW che cosa vuole? Vuole KW C sound. Cosa vuole? Vuole l'indice e il K val K index. Ok, quindi ZKW vuole ifrec virgola 0, tu scrivi all'indice 0, no? Poi ne potresti avere tanti e scrivi. Ok, Ok, allora quindi al momento 0 della frequenza scrivo il ZKW. no, tu scrivi No, la aspetta. frequenza dentro la variabile 0 di ZAC. Ah, Ok? ok, quindi è come se fosse un array di variabili e a E seconda di quella che quello è chiamo, ok. l'indice.
Ok, adesso facciamo un altro Sì, ora. strumento. Facciamo un altro strumento che è un... No, beh, lì l'endin ti serve pure per quello. Sono due strumenti diversi. Credevo di essere andato sotto l'endino. Instra 2, ma può essere anche 10, adesso vedi tu. Allora, qua la leggiamo dall'altro strumento, no? I frec. I frec. No, i frec no, senza uguale, è ZAK. No, K ZKR, scusami, ZKR. ZKR. Ah, quindi ZK Write e ZKR zero. ZK read, ok, sì, e lui te la scrive dentro i frec, capito? Sì, Rizzo. Ok, quindi poi qua, vabbè, mettiamoci semplicemente un oscillatore. No, fai out. Oscill, mettici 0.8, tranquilla, virgola ifrec, virgola 1, e tiri fuori l'oscillatore. No, devi scrivere out. Vabbè. Aspetta, mettiamoci un minimo di... No, aspetta, prima di... Fai out qui. Qua sotto lì fai out. Linen. Ci mettiamo un minimo di... spazio out, virgola, 0.01, virgola, P3. Virgola 0.05. Ah, ok, per attack time, Ok, durata e. adesso la questione è che gli faremo fa fare una sola nota che fa però tre frequenze, quattro, queste quattro che abbiamo scritto. Ok? E poi Quindi vedrai che se vuoi possiamo farle glissate, insomma, cioè. faccio una nuova, cioè faccio uno square. Sì, fai uno score. Fargli testo, no? Fai uno score, fai patcher.score, così. Ok, allora qui la questione è che tu farai una nota lunga con i due, è due l'altro, sì, i due, allora i due, facciamo che facciamo tutto, non importa, fallo cominciare da zero e fallo durare 6 secondi, ok? Questo vedi che non ha altri parametri, no? Perché questa Quindi di questa è la durata del nostro. tutta la nota, ok? Sì, di tutta la nota. Ok, però fai, poi vai sotto e fai I1 che dura da 0 a 1, no? In un secondo lui fa che cos'è? Cos'era la nota? Era, cosa avevo fatto? Avevo scritto Do, Si bemolle La, Sol, no? No, In no, realtà non nel avevamo. disegnino, nel disegnino. L'avevo fatto così, Ah, facevo non me lo ricordo. proprio il disegnino. Non fa niente, fa niente. Allora, facciamo che è 72. Questo è il Do. Poi ne fai un'altra di nota. I1. 1, no, Vero, all'un perché dopo un secondo, secondo. sempre un secondo, gli fai 70, i 2 sempre che dura 1, e fai 69,
poi I1 al terzo, no, questo ne dura 3 adesso di secondi perché è la nota lunga finale, no? Aspetta, lì, e questo è 67, no? Questo fa do si bemolle la sol, ok? Ok, adesso lo Ok. dobbiamo prendere il terminale che lo facciamo. No, esci da qua. Sono sempre dentro. Beh, suppongo l'abbia messa qua. Guarda, fai un Sì, po' ero zir. dentro. Vabbè, allora fai C sound. Come si chiama? Patcher.org, patcher.scom. No, c'è qualcosa che non va. Passing field syntax error. Perché? Non gli Linea piace? 9. Anche qua dice che c'è un errore. Linea 9. No. Enable to find opcode entry for uguale with matching. No, è l'mtof, ma non c'è? Non c'è più. Più che altro forse cioè i frac. Boh, non lo so. C'era documentata il MTOF fton frequency to MIDI c'è, il MTOF non c'è, no, MTOF eccolo qua, e come si usa? Ok, ma lui qua usa l'uguale. No, perché c'è un po' dei problemi con Vabbè, basta scrivere, cioè, basta. No, basta fare. Allora, guarda, basta fare così. Invece che l'uguale, tu ci metti i frac spazio mtof e p4 senza le parentesi, solo lo spazio. Questo dovrebbe funzionare, vediamo un po'. Nemmeno, dunque non vuole unable to find occurrence Ah. with matching i frac. Questo zkrid non lo può mettere dentro una vabbè, non può essere un i, deve essere una k. Vabbè, noi ci mettiamo la k frac. Quindi No, anche sopra quello ci va bene, quello va bene. Sotto non va bene. Kfrac è giusto che è kfrac perché in effetti potrebbe perché è muoversi. variabile. Sì. Allora mettici kfrac pure sotto alla riga 14. No. Dovrebbe essere giusto così. Salva, Proviamo. hai salvato? Sì, sbaglio male. Sì, però non vedo segnale. Init error. Non c'è la tavola, giusto. Ti manca la tavola. Ah, ok. Mettiamo la tavola sopra in alto, F1 0. 1, 0, No, 10. è 4096, Ah, sì, è vero, prima la 4096. potenza di 2 e poi aggiungere 10 errore 1 10 e poi
poi Basta, uno. basta, basta, basta. Uno. Fammi vedere un attimo il patch, l'orchestra, perché assicurarmi che abbiamo messo la 1. Sì, ok, salva. Eccolo. Sì, però è Ovvero uscito l'ampio fuori stavolta. pianeta. Torna su un attimo, fammi vedere se c'è qualche altro problema. Aspetta, no, qua tutto bene, tutto a posto. Perché non esce? Cioè abbiamo messo, non abbiamo messo l'output? Fammi vedere un attimo. In effetti manca l'output. Ah, Vai sotto, 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 strumento 2. Strumento 2, out, out. No, o out, out. No, out, spazio. No, no, no. Out, semplicemente out. O-U-T. Spazio, out. Se non mettiamo l'output sarà dura che si sente. Vamos. ok, questo qua mi sa che me l'avevo dimenticato nel mio. Beh, se non ti metti l'out, quello non tira fuori niente. Eccolo Eccolo qua, qua. ovvero l'amp. Ok, adesso se prendi Audacity, non so, una cosa qualsiasi per guardare i suoni, può Me l'ha buttato fuori qua, no? non E so, non com'è che lo l'ha so, chiamato? test.wav. Questo? Ok, sì, questo qua. Sì. Uni, 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 eccolo qua. Uni. Audacity. Sì, buttiamoci dentro. Ecco Option, destro, chiudere. questo destro è quello, il per Roba del mio sito. tre, butta dentro. Qua Adesso se tu specchi che guardi, allarga un po', allarga sotto. faccio così e condividi audio, schermo condividi, Allarga sotto. basta. No, no, più stretto, non mette così largo, poi ci serve di vedere un'altra cosa. Fai control, no, era bene, insomma, come ce l'avevi, ma non più largo, no, non più largo della finestra. Ok, adesso guarda lo spettro. Vai. No, no, vai in alto. Sta bom. Control F, dai. Ok. Controllare. Così, adesso dai, buono, control F. Così. Ok, adesso se vai in alto e selezioni lo spettrogramma, lì sulla tendina, no, no, la tendina del suono, quello, spettro. Ok, ma come fa? Cioè, perché c'ha le componenti armoniche? Non so, vabbè, comunque, facciamo finta di niente. Cioè, non dovrebbe avere componente armonica, sono sinusoidi. Se vuole ho un programma che analizza meglio gli Ma questo spettri che. analizza benissimo, va benissimo, è solo che ci fa vedere della roba che non ci dovrebbe essere, ma comunque si vede che c'è. Sì, ok, va bene. Torna a casa, torna a capo, sentiamolo un attimo. No, è come se non partisse dall'inizio, non so perché. Fai la freccetta a sinistra, non cincionare col cursore, vai con la freccetta a sinistra, no, quella in alto. Ecco, ok. Allora, vedi che semplicemente lui passa la nota da uno strumento all'altro, no? Ora, con questo scherzo si possono fare dei giochetti carini, cioè per esempio puoi fare del portamento, cioè ok,
chiudi questo, adesso torniamo un attimo al patch. Per esempio facciamo del portamento. Per fare il portamento gli dobbiamo dare due frequenze, cioè gli dobbiamo dare la frequenza d'inizio e la frequenza di fine, no? Allora, nello strumento 1 metti i frec S, no, invece che i frec in alto, sì, lì. Invece che metti i frec S e metto F P4 e poi i frec E and, no, sotto e metto F P5. Ora però, ok, ora però facciamo questo. Dopo lo facciamo, dopo lo alla frequenza li facciamo seguire una funzione, un linseg, ok? Quindi vai a capo e fai kfrec. Kfrec li facciamo fare un linseg, ok? Allora, che comincia da i frec S e questo ifrecs dura, fai conto, P3 per 0,9, cioè il 90% lo fa su questa frequenza, virgola. Quindi ifrecs ancora, ok? Poi nell'ultimo decimo della durata, P3 per 0,1, lo fai passare a ifrecs. Ok? Oh, però il ZKW a questo punto deve passare Kfrec, non ifrec, che non esiste più. Perché non è più io. Ok? Ok. E ora qua mi sto i frecassi, i frecassi. Allora, adesso la questione, sì, siccome dobbiamo mettere una. Adesso basta che mettiamo la prossima nota, gliela mettiamo già sul. Fai 72-70, poi 70-69, no? Poi no, 69-67 e poi 67 lo fai 67-67, così rimane là. Ok? Vai. Ok. Qua posso andare, la cartella non l'avevo ancora chiusa. Volevo provare però a fare se le va bene, vorrei buttarlo dentro. C'è il giocattolino carino, ma questo, cioè, Isotope fa degli spettri da culo, saranno tanto belli da vedere, ma fanno veramente schifo. Vero? Madonna, ma l'hai visto? Guarda, guarda che roba, cioè, che vedi tu qua? Non si vede niente, cioè, vedi tutto illuminato, vabbè, d'accordo, però vedi che fa, lo vedi il portamento, si vede. Comunque va bene, se Si vuoi usare Isotope mi va bene, cioè, non ho nessun problema. Comunque anche qui vedi che non è mica tanto normale sta roba, cioè, si ci fa gli spettri armonici. sì, quello dovrebbe essere una sinusoide, non so. Va bene, vai. Senti che fa il portamento, no? Lo puoi fare più lento. Possiamo farlo più lento che si senta di più, va. No, si sente abbastanza, però se vogliamo farlo più lento, per me va più che bene. È una cosa di più che si impara. Sì, beh, no, è solo cambiando qua, invece che Basta solo cambiare qua, 0,9 invece che appunto li metti. 3,9 metti 2 o Ecco, 3,5. no, 2, no, no, devi mettere un numero minore di 1, in tutto deve fare 1, Sì. no? Quindi Metto qua, no, 0,5 e potresti togliamo il addirittura 3,5. metterlo come parametro, eh?
se vuoi lo mettiamo un parametro. Però, allora, aspetti, penso che come parametro incasini molto di più. Cioè, se si riesce a tenere qua dentro e non, almeno, per No, come il ho punto è il dipinto. parametro, lo puoi fare, tu puoi fare una nota più portata, l'altra meno portata, capito? Comunque, fa niente, va benissimo, mettiamolo, poi lo so. Basterebbe mettere solo l'ultimo dei due dei parametri, no? Sì, è vero. Perché E l'ultimo dei due è giusto, invece. l'altro se lo calcola automaticamente. Comunque, mettiamo 1,75. Qua. No, 0,75, scusami, sì. E 0,25 l'altro. Cioè lì basterebbe mettere l'ultimo dei parametri per segnare quanto portamento vuoi, no? Per esempio, se sei una cantante ne vuoi tanto. Non Adesso subito. aritonga. Tre, no, Eccolo questo è qua, quello. ma molto più lungo. Sì, è più lungo effettivamente. Boh, Beh, sentiamo. molto più lungo rispetto a quello di Sentiamo. prima. Ok, va bene. Quindi questo è un modo per passare i parametri da uno all'altro e quindi articolare le cose, no? Qui per esempio nulla ti vieta di fare, per esempio, dai, complichiamo un po' le cose, nulla ti vieta di fare, che ne so, due strumenti, facciamo che c'hai. Sopra c'è instr 1,2, dove c'è l'instr. Questo vuol Qua. dire che c'ha due copie dello stesso strumento, sì. E adesso qua vai sotto e scrivi. No, 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 subito sotto instr 1,2. Il canale usato, i chan, uguale è P1 meno 1, cioè quando è 1 è 0, P1 meno 1, hai capito? È il numero dello strumento meno 1. Ok? Ci sei? Sì, cioè quando Quando tu usi lo strumento 1, il canale sarà 0, ed è quello che abbiamo fatto fino adesso, perché adesso alla riga 12 metti i chan. e quindi va diventa stereo. No, no, non è stereo, non è stereo, aspetta. No, 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 non è 0,0, è virgola i chan, e i chan sarà 0. Hai capito? Usiamo il numero del canale in forma simbolica. Quindi, cioè, che cosa cambia, quindi? Cambia che possiamo fare, per esempio, due processi paralleli. Adesso guarda cosa cambia. Facciamo che invece lo strumento 2, invece che essere lo strumento 2, è lo strumento 11 e 12. Adesso qua il canale i chan invece è calcolato, no, sotto, sotto, deve stare dentro lo strumento. Ah, I chan a sto punto deve essere P1 meno 11. Ok? ZKR sotto ZKR di chan. No, 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 ce l'hai già lo ZKR di chan. Va Ok? Ok, adesso cambiamo la partitura. bene. Qua Allora, mettiamo intanto più. i 11, no? E poi qua puoi fare
No, no, queste vanno tutte bene. Adesso vai sotto e scriviamo sotto, scriviamo un'altra nota. Beh, facciamola semplice, dai. I 12, che va sempre da 0 a 6. Però sotto ci mettiamo una sola nota, che è i 2, che va da 0 a 6 e che va da 72 a 84. Cioè, questa fa un glissando regolamentare. Anzi no, non farà un glissando regolamentare, farà qualcosa, vedrai. Qua c'è, no, aspetta, aspetta che è uscito tutto fuori range. Mettiamo che, mettiamo, dobbiamo diminuire di un 6 dB. Scrivi nell'orchestra, perché l'orchestra l'abbiamo tenuta fissa così, siccome adesso abbiamo raddoppiato. Dunque, qual è l'ampiezza? No, queste sono le frequenze, vai giù. L'ampiezza, allora fatti una variabile, scrivi alla riga 18, aggiungi una riga. Iamp uguale amp di BFS, qua metti aperta parentesi meno 8, no? Questo è in dB, e poi sotto invece dello 0,8 ci metti un iamp, no? Ci siamo? Ok, vai. Cartella l'ho lasciata aperta, questo qua. Parapaponzi. Cioè, insomma, interessante da osservare per una persona che non... Sì, vabbè, e naturalmente potremmo, eh? Carino anche il risultato dell'esperto. Sì, il risultato grafico. Ma si può fare che... Cioè, se invece volessi che scendesse, basterebbe fare Basta cambiare, no, basta cambiare la partitura. basta che Di invece di fare mettere 84, 74 ci metti metti 74. 67, per esempio. Cioè, loro coincidono all'ultimo momento. E se volessi, cioè, se volessi fare una sinusoide che continua a fare su e giù. No, vabbè, allora, la cosa divertente è che qua noi possiamo creare degli altri strumenti che faranno altre cose. No? Cioè, per esempio, ok, sì, facciamo un altro strumento. Cioè, sempre qua. Allora facciamo così, quegli strumenti là, no, gli strumenti sotto, quelli 11 e 12, scrivili, falli 101, 102, e poi però sottraiamo 101. Ok,
Vedi che no, quello che ti volevo far vedere è che qui lui tutto automaticamente sceglie qual è il canale, sa, cioè le linee sono separate, Da non è dove così, andare? Sì. non è così banale la faccenda, nel senso che si dà una regolata. Ok, allora adesso facciamo uno strumento, cioè tu qua ti puoi fare un sacco di strumenti che fanno cose diverse con la frequenza e scrivono tutti in quel canale lì. Capisci quello che voglio dire? Guarda, Sì. per esempio, adesso fai che allora quelli che fanno il portamento semplice lo fanno sugli strumenti 1, 2, eccetera, eccetera, no? Quelli sopra. Adesso facciamo un altro set di strumenti, gli strumenti 11 e 12. Aspetti, queste erano Questi erano. No, no, quelli vanno. Ok, va bene, sì, poi li metti tutti in ordine. Allora, Instra 11,12. Ok. Allora, cosa fanno questi? Potremmo fare che prendono. Sì, Li Chan è più 1 meno 11. Ok. E adesso la questione è che qui potremmo fare che lui prende la frequenza di partenza, cioè noi gli diamo sempre due numeri, puoi dargli anche degli altri parametri, possono essere completamente diversi, però continuiamo su questa cosa. Gli diamo due numeri. Anzi no, gli diamo un parametro è la frequenza del vibrato, no? Quanto veloce è, e quindi è i vib f, e questo Quindi lo beh, mettiamo, siete troppo caro, sì, questo lo mettiamo dunque P4, P5 P6, ok? E poi c'hai la frequenza, dunque questo vibra tra la frequenza che tu gli dai alta, diciamo tra una frequenza e un'altra, quindi tu gli dai IF1 che è mtof di P4, mi pare che era, no? P4. controlliamo subito. Ma sì. Questo è completamente diverso sto strumento, quindi è IF2 mtof P5. Ok, adesso la questione è che quindi questa oscillazione deve avere un certo range e un certo offset, no? Il range è la differenza tra IF1 e IF2. Siamo d'accordo? Quindi if range, sì, giusto, è IF1 meno IF2. Adesso se vuoi possiamo prendere il valore assoluto di questo range, nel senso che lo facciamo sempre positivo. E come si farebbe? Credo che si possa usare abs. Vediamo se c'è abs in C-Sound. Se ce l'hanno messo questi disgraziati. Senza Dio. C-Sound abs. E poi. Comunque ho Abs. iniziato a Sì. studiare un po' Linux Ubuntu su chiavetta, ho Sì, iniziato un bravo, po' a studiare come funziona, a vedere un po'. bravo, e vediamo se c'è Max, la funzione Max, e poi dà il massimo e il minimo, ok, quindi non mi serve il min, ok, perfetto, quindi Max come funziona? Il Max è così.
D'accordo, va bene. Allora, torniamo a casa. Allora, il range è quello e il offset è IOF, IFOF, che è, aspetta, non è uguale, è il minimo, no, è min, virgola, tra IF1, no, la virgola non ci va là, ci va uno spazio, IF1, virgola, IF2. Lui prende il valore minimo tra i due, ok? Quindi se uno è più alto dell'altro non fa niente. Ok, adesso lo facciamo oscillare. Facciamo oscillare con un oscillatore, quindi vai kfrac, no, no out, no, questo adesso lo spariamo dentro ai kfrac uguale, no, non uguale, oscill. Dunque Oscilla. l'ampiezza è, allora questo, se io gli do IS range oscilla tra meno IF range, quindi l'ampiezza sarà IF range mezzi, e poi la frequenza è IVBF, virgola IVBF, virgola, virgola, virgola. Ok, no, no, le virgole non ci vanno, cioè questi sono spazio, poi questi sono tutti gli argomenti in ingresso, quindi sono separati da una virgola. IVBF virgola 1, ci vuole la tavola, no? Ok, adesso però bisogna condizionare un attimo i valori che escono. Perché devono diventare, vai a capo, fai kfrac, allora questo va tra meno if range mezzi e più if range mezzi, quindi deve essere kfrac uguale, kfrac più. Dunque questo deve andare tra quello e 0, if range mezzi, quindi ci devi sommare if range mezzi, però metterlo fra parentesi, kfrac più, aperta parentesi, if range mezzi più questo quindi va tra 0 e kfrac e if range più ifof. Ok, adesso ifof L'ho messo con con due. 2f. Ok, adesso questo glielo spari dentro la variabile k, quindi zkv kfrac, no, w, right, Sì, l'ho scritto normale. virgola ichan. Dovrebbe andare, no? Vabbè, vado a fare la partitura. Yes, nella partitura, beh, nella partitura basta. Allora, nella partitura vediamo cosa cambia, perché adesso gli strumenti sono diventati, il primo in alto è un I101 e quell'altro è I102. E questo non è I2, no, I2 non c'è più. Boh, se vuoi, no. Facciamo i 12, perché questo è il canale 2, diciamo, eh? E allora ci va 72, 67 e anche il periodo dell'oscillazione. Allora per esempio li possiamo fare, non so, 0,5. 0,5. Una volta di mezzo.
No, questo fa una volta ogni 2 secondi, fa un ciclo. Dai, prova. Se 0,5 in un secondo, se la frequenza, se gli hertz sono, a meno che tu vuoi mettere il periodo, allora lì. Ah no, perché è vero, qua ci va il Qua, coso. questa è la frequenza, non è il periodo. Se vuoi mettiamo il periodo, se ti è più comodo. No, in realtà va bene anche il vanno bene anche gli hertz. Boh, Non è dai, un allora, fai, manda, briga, dici. Fai dov'è? invio, basta che fai invio e ti torna là. Non l'ha fatto? Sì, l'ho già fatto, già fatto. Ok, vedi Bello. che Qua lui vanno sta in andando. inversione di fase. Questo è molto buono. No, boh, non lo so. Perché uno cambia. Cioè, la cosa è che il vibrato, la cosa importante da guardare, fammi vedere tutto, tutto. Qua, aspetti, questo qua è tutto. Perché il vibrato dovrebbe oscillare tra la nota più alta e la nota più bassa, cioè lui fa do si bemolle la sol e il vibrato dovrebbe oscillare tra il do e il sol. Sì, più o meno lo fa. Ok. Il problema è qua, cioè qua vanno effettivamente, cioè, si può vedere facendo. Vabbè, sì, certo, si sommano qua. Qua vanno in inversione di fase, non si sente più nulla. Sì, ma per un attimo. Sì, per qualche secondo. Qualche secondo, manco qualche millesimo secondo, cioè ci vanno un Neanche attimo su. qualche minuto, si sente giusto giusto un puntino. Ok, adesso la questione è che uno potrebbe dire bene, però io voglio fare che il vibrato, che ne so, accelera, facciamo che accelera, poi può farlo che accelera, rallenta, può fare quello che ti pare. Quindi complichiamo ulteriormente la cosa, sempre sul drive, e i VBF. Non hai i VBF, cioè i VBFS, no? Fai i VBS, i Ah, è uno VBF. nuovo, ok. No, sì, ma devi cambiare quelli VBF e mettere i VBFS. E poi sotto ci metti che P7, sotto quella riga ci metti, aggiungi una riga, fai IVBFE e ci metti P7. Uguale P7. E per esempio fai che. No, fermo, non è finita. Un Scusi. attimo di calma. Il Vai, P7, vai. qual è? Vai sotto e fai KVBF, è un expon, spazio, expon, spazio, che va da IVBFS, virgola, in P3, IVBFE, no? E adesso sotto nell'oscillatore che oscilla ci metti sotto nello I zip, vibe tappa i no, vibe KVBS, no, KVBS, no, no, dove lo metti? No, no, lì c'è una virgola di troppo, mo, non c'entra niente. Dove c'è l'oscillatore? No, qua. No, ma no, sta là sotto l'oscillatore. Dove sta l'oscillatore? 3 righe sopra. Per fare il VBF non ci vuole l'oscillatore. I VBF invece di IVBF ci metti KVBF. Ok, me l'ero perso un attimo, ero. Aspetta, adesso dobbiamo cambiare la partitura.
Se, tu stai troppo, c'hai troppa fretta. Alla E fine, fai tanto. da 0,5 la mandi a 10 Hz, dai, famolo brutale. Ma Super più che veloce. dopo. Però si è già fatto. Fatto. Sì. Carino, c'è un po' di sidechaining. Che cos'è il sidechaining? Sidechaining va, sembra sidechaining, ma va un sacco di volte in offset. Sidechaining è quando si abbassa il suono. Con la compressione. No, ma qui non vedi niente di questa roba qua, cioè vedi soltanto le frequenze come si muovono. La cosa importante è che ma sì, certo, è chiaro che queste poi generano interferenze, però la cosa che appunto volevo riuscire a fare qua era di fare un vibrato che però fosse costretto tra due frequenze, no? Adesso noi potremmo fare per esempio tre voci qua, due basate che fanno, diciamo, una cosa specchio, no? Mentre quella fa Do si bemolle La Sol, l'altro fa Do Re Mi bemolle Fa, ok? E in mezzo facciamo che la quindi aspetta, però ci vogliono più strumenti per fare una roba del genere. Ritorna sul patcher, sull'org. E non dobbiamo cambiare niente, dobbiamo solo aggiungere un po' di strumenti, quindi almeno uno. Fai 11, 12, 13, l'altro lo fai 101, 102, 103 e questo è 1, 2, 3. No? Ok, adesso qua. Dunque, però, adesso qua ragioniamo, vai a capo. E scrivi, beh, ti potresti copiare le prime quattro righe, cioè I1 te lo potresti ricopiare. Yes, ne hai due, invece. No, aspetta un attimo, ma dunque noi abbiamo fatto I12, ma dov'è I2? I due non abbiamo I mica due non messo. l'abbiamo mai dato. Cioè, non... Ah, è I102, sì, sono questi. Quindi no, dobbiamo 102 era mettere. quello che andava Ok, verso quindi l'altro qua, lato. qua, and qua andiamo, ci dobbiamo mettere anche I103. Ok, Adesso sotto qua. questo. No, aspetta. Allora, sì, qua ci metti I103. E metti da 0 a 6 pure questo, ok? E adesso queste ultime quattro righe I1 diventano I3 invece, no? Diventa lo strumento I3. Ok, adesso questo va da 72, fa 72 74, poi sotto 74 75, no? Mi bemolle, e poi 75 77 e 77 77. Ok, adesso però quella che oscilla, dov'è? È questo,
sarebbe carino farlo oscillare tra 67 e 77. Mettilo un po' meno, metti 6 Hz invece che 10 Hz alla fine. No, è troppo veloce. Faccio andare? No, aspetta, abbiamo sbagliato lo strumento, fai Ctrl-C. Ctrl-C. Ctrl-C, ok, aspetta, ferma tutto. No, è sbagliato lo strumento. Andiamo su patch, sull'org. Allora, P1 va così, va bene, questo va sotto, vai sotto. Questo è giusto. E sotto ancora, cioè questo è giusto, basta, non ce ne sono più altri, cioè, ce n'è ancora uno. Ma dov'è che sbaglia, scusa, cioè noi cosa abbiamo fatto? Perché no, dobbiamo aumentare il nostro ZAC in alto, dobbiamo mettere tre variabili. Ah, ok. Qua è già. No, sono. No, devi mettere. Servono 2 e 2, 2,2. Volendo. Insomma, qua naturalmente appunto ce ne puoi mettere quanti te ne pare. Capito? Il fatto è Ma che se ne se tu. metto di più, poi mi dava un errore. No, non ti dà un errore. Puoi mettere 1000 e 1000, cioè così stai. Così non ce l'abbiamo più. Cioè, uno lo mette lì, No, non hai più sì. problemi fino a quando non ne usi più di 10. Ma mica è una roba che ti costa soldi, eh? Cioè, voglio dire. Ha fatto? Aspetta però, fermo. È tutto distorto. E dobbiamo calare ancora qua. Dobbiamo andare a meno 12 almeno. Vai sotto, amp di BFS, dove sta? No, sono gli oscillatori. Fai meno 16, va. No, meno 14, facciamo la metà di questo. Ok. Quello che si potrebbe fare è di fare che le note vibrano in maniera sempre più forte man mano che si va avanti, non vibrano da subito così tanto. Come per farle più lente, cioè durano No? Non più lente, no, questo già lo facciamo, ma questo sì, l'ampiezza del vibrato. e con il range si può fare, con usando di più il range. Sì, cioè il range è quello, no? Ma facciamo Sì, ma una funzione lineare o esponenziale, questo vediamo, che passa da un valore dal valore da un valore piccolo, diciamo, di range. Aspetta, perché questo è KVBF. Quindi questa deve essere una frequenza. Ok. Potrebbe
dovrebbe passare da P6, cioè da IVB FS. Allora, fai una cosa, fai sotto i FOF ci metti che KF range un expon che va dalla frequenza iniziale IVBFS virgola in P3 Di cosa? P3. P3 virgola va a IF range mezzi. Aspetta però, aspetta, no, non può essere IVBFS perché lui poi somma tutta una faccenda. Dunque, No, siccome noi fai IF1. una cosa, guarda, IF range dividilo a metà. No, sopra IF range, dividilo direttamente a metà, così, perché noi lo usiamo sempre a metà. Quindi questo dividilo a metà, già da subito. Ok. E in realtà noi dobbiamo andare. Quindi dove è diviso qua non ho più diviso due. No, qui va tutto, sì, no, lì non va diviso per due, è già diviso per due. E sopra noi dobbiamo andare da non i VBFS, Ma da IVBFS farei. no, il problema è che, no, quello lascialo così. No, scusami, no, non è quello, è la, no, IF1, no, scusami, non c'entra una no, alla riga 36 vai da IF1, però questo IF1 vuol dire che no, aspetta un attimo, lui deve andare, no, non da IF1, lui deve andare da, perché all'inizio lui non, praticamente non deve oscillare, quindi lui deve andare sostanzialmente da 0, siccome però un expon non si può fare e fai 0.01, scrivi invece che IF1 scrivi 0.01 e poi vai fino a IF range. Ah, quindi lui oscillerà poco e quindi quel di F range sarà, diciamo, 0, quel K fred sarà Hertz, diciamo, 0, però ci somma sopra IF. l'esponenziale. No, aspetta un attimo, ci somma sopra IF range e a me questo non mi va bene. Sì, no, è giusto così, perché così all'inizio la frequenza è IF off più IF range e poi pian piano sta roba si allarga. Ok, sì. Vediamo un po' se lo fa. Ha fatto? È questo? Dovrebbe essere questo, ma mi sembra un pochino bassina l'amplitude. No, vabbè, sì, perché vabbè, ma E questo qua. Beh, non si sa. dunque. No,
non sento, cioè mi sembra che l'ampiezza non cambi. Non lo sento proprio. Eppure c'è. Adesso ci c'è. Allora facciamo una cosa, mettiamo il controllo dell'ampiezza, mettiamolo sulle singole voci. Così. Allora, questo va messo nello strumento che suona, quindi nel 101, 102, 103. Aggiungiamo un campo lì. Aspetti, è cristallo. No. Questa roba. No, non è questo, è quello sopra. Questo. No, sì, dico questa roba. La lascio proprio lì. Allora, lui c'ha un'ampiezza. Sì, quello lascia tutto così. Lui qua c'ha un'ampiezza che è data da, l'abbiamo cucita dentro. Invece ci mettiamo P4 e lo controlliamo da fuori, no? No, amp di BFS e di P4. No, fermo, buono, perché Ah, dopo. ok. Solo che invece di meno 4 lo mettiamo P4. Ok? Allora adesso cambiamo la partitura. E qua ci dobbiamo aggiungere l'ampiezza. Allora, la 101, cioè le note che fanno, cioè le voci che fanno le melodie, le due melodie, le mettiamo più basse perché si sentono più forte. E quindi le metti a meno 20, fai conto. No, la 101, no, la 101, aggiungi un campo, ci metti meno 20. Ok? Meno 20, no, tutto attaccato, se no No, sì, mi sclicca da dire. quello è meno 2. Miscliccato? Va bene. Sì, ogni volta. La 102 la metti. Ecco, la 102 invece è quella che vibra e la metti a meno 8, fai conto. Quindi molto più forte. E la 103 la metti anche lei a meno 20, quindi saranno molto più basse, no? Capito? È come se fosse il master. Eh certo, questo è come se c'è un cursore un po' più preciso, diciamo. Vediamo. Venuto sempre più basso. Posso dirti? Sei sicuro che sia questo che stiamo sentendo? No, perché intanto io non vedo la voce superiore. La sento, ma non la vedo. Eccolo. E qui manca la terza voce. E dov'è finita? Mancia da quando abbiamo fatto No, questa. manca perché è sbagliata la frequenza, secondo Dai, ma me. manca da quando abbiamo fatto questa. Eh già. Allora, aspetta un attimo. Kfrac, perché noi stiamo scrivendo dentro. Ok. Allora, facciamo un passaggio. Vediamo sta funzione come funziona. Allora, per fare questo, scriviamo sotto la riga 38, mettiamo un display. Così vediamo che succede. Vai a capo. Da qua. Fai display. Kfrac, virgola, P3. Cioè, durante tutta la. Ok, adesso però per fare questo, per vederlo,
Salvalo. Vai su C-Sound, però C-Sound lo dobbiamo lanciare con un'opzione. Fai C-Sound meno G maiuscolo spazio patcher.org patcher.sco, perché mi sa che è quella che è sbagliata. Adesso lui dovrebbe aver messo fuori, no, dunque fermo, fermo, eccolo là, c'è un errore qua. Unlike signs, non gli piacciono i segni, perché i fringe mi vuol dire che è negativo, i fringe. Il fringe non può essere negativo, non è un valore assoluto, scusa, aspetta un attimo, dov'è? Messo prima. Dunque, Ma ah, beh, non è, no, no, aspetta, no, allora quello, i fringe devi mettere un valore assoluto, cioè ci devi mettere prima delle parentesi, prima di quelle parentesi, abs, aperta parentesi, apri una parentesi qua. Vabbè, leva quella, leva quella parentesi chiusa, che la devi chiudere dopo il mezzo, dopo il fratto 2. Questa deve essere, ecco perché non andava, perché questa deve essere una, valore assoluto. deve essere positivo, perché se no c'è un esponenziale che va da positivo a negativo e esponenziali non ci possono andare. Vai Parapaponzi, eccola, aspetta un attimo, non ci sono errori, no? Adesso se tu guardi dentro questa directory ci dovrebbe essere un file encapsulated POSCIT, fai display, no no, fermo, 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 fai dir asterisco, no, dir asterisco, dir spazio asterisco punto eps, ci dovrebbe essere un file, vai, eccolo. Adesso c'hai un affare per guardare gli, cioè anche PDF, cioè questo è un encapsulated PostScript, quindi se qualsiasi cosa che ti guarda un PDF o un PostScript ti vede, cioè che ne so, che c'hai tu come le lettori di PDF. Beh, ce l'hai un Acrobat, vabbè, sì, aprilo in un qualche modo. Oddio, cantante, se è possibile sta roba. Magari ce l'ho qualcosa in più. No, non ti propone niente lui, cioè è un disegno, eh. Ma allora posso aprire su Paint? Prova, magari lo apri, che ne sai. Oh, fammi bene. Uncle Dog. Cosa ti propone? Lui non ti propone niente. Con Skype, ma che cazzo? No, 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 vai, vai, c'è che forse gliela fa. Dai, che forse ce la fa. Uncle Dog. Impossibile aprire il file. Ragioni? Nessuna. Ah, molto bene. Grazie per avercelo detto. Lo so, Vabbè, sono forte. niente. Io se vuoi te lo faccio vedere io, se me lo mandi. Sì, lo mando Su Slack, vabbè, no, era solo per controllare che i valori siano giusti, perché in encapsulated post, in EPS lo salva, che come ah, però PostScript ma incapsulato. Ma possibile? No, non c'è niente per aprire encapsulated PostScript sotto.
333. Allora, aspetta. Allora, sì, l'ho beccato. Adesso ti faccio vedere cosa c'è lì dentro. Allora, adesso condivido con te. 1x3, 3. Lascia pure la condivisione, poi dopo la recupero. No, non c'è bisogno che... Lo vedi? Non si vede? Si vede abbastanza sommato, ma non vedo. No, no, aspetta, ma adesso lo mettiamo a posto. Perché non fa, vabbè, questo non so come l'ha tagliato, ma insomma questa è la funzione e vedi che, ma non va bene, non è così, perché questa dovrebbe salire in ampiezza. Non va bene, no. Questa c'è sempre la stessa ampiezza. A parte il fatto che appunto qua. Vabbè. No, quindi è sbagliata. Ok, torniamo a casa. Riprendi. Aspetta. Allora, com'è qui la questione? Lui dice capofrac. Ah, no, aspetta un attimo, non l'abbiamo pluggata. Devi fare che alla riga 57, 37. 37, scusami, invece che if range deve essere kf range. Questa deve salire. Ok? Bene, va bene, vabbè, abbiamo capito che vedere sta roba in... Ok, vai. Ecco, questo è già più meglio. Poi possiamo sentirlo, però facciamo che lo sentiamo di sicuro. Il fatto è che appunto usando una funzione esponenziale lo senti solo alla fine, ma non è male, potrebbe. E vedi che stanno esattamente in mezzo, è tutto centrato perché è tutto calcolato. Ok. Boh. Ok, mi pare che tu abbia abbastanza materiale per poter Sì, lavorare. tanto praticamente mi manca solo da rivedere lo strumento utilizzando questi metodi che mi ha appena insegnato e ora metterò a scrivere tutta la traduzione attraverso il compilatore che abbiamo scritto qua, il convertitore, scusi, che abbiamo scritto qua. Anzi, grazie mille, mi ha praticamente salvato ore di... Ma sì, certo, ma incidentalmente potresti, perché hai visto che su C-Sound c'è il convertitore, quindi potresti anche tenerle così, senza passare a pitch class, ma boh, non so, Sarebbe vedi cosa ti è più comodo. M2F sarebbe esattamente quello che mi ha dato ora, Sì, mettere beh, le frequenze. questo qua è esattamente questo, fa esattamente questo. Ah, dai, perfetto.
non c'è nulla di troppo intellettuale. Boh, direi che fermo la registrazione.